Stadio San Giovanni di Sassano per seguire la gara del campionato di promozione girone D tra il Sassano e la Picciola. Sassano ora ci prova con Vizzuso che lascia partire una bordata di sinistro e c'è l'intervento di Zambrano. Il Sassano prova ad andarsene con Caiazzo a buon gioco e poi prova a sorprendere Zambrano, ma la sua conclusione finisce a lato da quelli dell'alta classifica. Intanto seguiamo questo calcio d'angolo. È clamoroso errore del numero 9 Peluso al 12° minuto, che quest'anno gioca con il Sassano. Intanto vediamo che c'è questa iniziativa e c'è l'opportunità per la Picciola di andare in rete e ci va al 13° minuto con Peluso. Che ha sorpreso la retroguardia, prima ci aveva provato al 12°. Più tardi Peluso realizza la rete del vantaggio. Alla battuta si porta lo specialista dei calci piazzati Antonio Cava. Vediamo quale soluzione adotterà. Prova la conclusione direttamente in porta, non crea problemi a Zambrano. C'è la posizione irregolare segnalata, ma l'arbitro non è dello stesso avviso e c'è una grande conclusione deviata e si continua a subire l'iniziativa della Picciola. Cava ha lasciato, vediamo Caiazzo, prova la conclusione, sbaglia la misura anche in questo caso l'attaccante, nulla di fatto. Apre per un compagno, vediamo Vizzuso riesce a mettere in mezzo. Cava non ci arriva, la palla arriva a Ferro in area, ma poi c'è la segnalazione del assistente Ferro per ora arriva a Ferro temporeggia troppo. Caiazzo bravo a superare un avversario, prova ad entrare con e intanto c'è questo tentativo di Vizzuso. Ottima la combinazione per la Picciola con Viscido e per poco sbaglia Astorino. Intanto vediamo che c'è Grippo che chiude bene ma sbaglia e favorisce Viscido. Viscido e realizza del 2-0, errore di Grippo al terzo minuto, Grippo sbaglia e Viscido sigla la rete del 2-0, errore di Viscido. Vizzuso la scarica dall'altro lato per Ferro che prova questo lancio, ora il pallone e la conclusione di Trezza finisce di poco al lato, nulla di fatto, azione in due. Vizzuso palla a girare e questa volta Zambrano non si fa sorprendere dalla battuta precisa di Vizzuso, fiare il pallone da Andrea. E intanto c'è quasi un'autorete di Dalto. Palla che arriva in area, vediamo il colpo di testa di... E c'è la rete! La rete di Dalto. Fortino vince il rimpallo, ora viene attaccato da Stoduto, vince anche un secondo rimpallo, Fortino mette in mezzo per Viscido, grande parata e sbaglia in maniera clamorosa. Albano palla a girare e c'è un grande intervento di Zambrano, che Dalto un po' in confusione la retroguardia, ora questa volta Viscido è ancora provvidenziale, è racchiusa nell'area di rigore, Caiazzo palla e c'è l'intervento di Zambrano, l'arbitro guarda il cronometro e tra qualche istante arriverà il triplice fischio e questo arriva in questo momento. Può finire così. La Picciola batte il Sassano 2-1. Massimo Trezza al termine della gara vinta dalla Picciola Sassano, un risultato importante che rilancia la sua squadra.
Sì, infatti, oggi era una tappa fondamentale perché volevamo capire anche noi dove possiamo andare. Il nostro obiettivo è essere sempre nei playoff, come dall'inizio dell'anno, anche se abbiamo avuto varie vicissitudini, un po' particolare un mese fa. Però adesso la squadra si è ricompattata, la società non ci fa mancare niente, quindi cerchiamo di fare risultati su risultati per risalire la prima. Ecco, una vittoria nata un po' dagli errori del Sassano, ma costruita anche dalla sua squadra, anche perché ha avuto l'opportunità di chiuderla, ma ha sbagliato troppo, sì, rischiando poi di pareggiare. Infatti, io penso che non c'è niente da dire sul risultato. Non penso, sì, gli errori ci sono stati fatti, ma abbiamo fatto 6-7 palle gol limpide davanti alla porta senza farci piazzare. Attenzione, quindi una squadra che gioca non è la prima volta, dove anche quando abbiamo perso a Rocca 4-2 ci hanno fatti come e da là siamo ripartiti convinti delle nostre possibilità e cercare di salire la cima per cercare di prendere il gruppo davanti. Ecco, ce la farà questa picciola entrare nel gruppo delle migliori? Io sono convinto, al primo giro siamo arrivati in questo spedone, soprattutto c'erano altri problemi, due allenatori, sono stato il terzo, non ho fatto io la preparazione, un po' di giocatori fuori forma, infortunati, squalificati, soliti inizi male, no? Però adesso abbiamo ricompattato la situazione, un gruppo spettacolare, prima di essere calciatori uomini, quindi fa ben sperare. Con noi il vicepresidente del Sassano Cesare Epifano, al termine di una sconfitta amara contro la Picciola 2-1, un risultato che frena la risalita del Sassano verso una classifica migliore. Sicuramente questi punti che perdiamo in casa pesano il doppio. Oggi sinceramente è una sconfitta amara, come hai detto tu, perché va reso merito agli avversari, ma loro non hanno fatto una partita trascendentale. Si può dire che i due gol li abbiamo regalati noi, questa è la verità. Ecco, errori pesanti, poi la squadra non è stata capace di risalire la china dopo l'1-2. Sì, errori pesanti, poi come spesso ci succede quando dobbiamo rimontare lo svantaggio, pur avendo un tempo a disposizione, perché il secondo gol l'abbiamo preso che mancavano 30 minuti, c'è stato nervosismo, c'è stata confusione, non siamo stati lucidi e abbiamo ripetuto gli stessi errori che abbiamo fatto 2 settimane fa in casa col Real Agropoli, la palla davanti a Campanile, pur non avendo purtroppo qualcuno che prenda le palle di testa, pur essendosi battuti bene gli attaccanti, ma effettivamente la punta là davanti manca. Ecco, quindi nel mercato dicembrino si correrà ai ripari? Vediamo che cosa offre il mercato. E adesso, insomma, non dobbiamo essere precipitosi. I ragazzi in campo possono essere precipitosi, ma noi fuori no, perché altrimenti combiniamo disastri. Vediamo, se il mercato offre qualche buona opportunità, sicuramente la coglieremo.